Spedizione punitiva al campus, aggressori identificati. Pesaro ricorda il trentennale della strage di Capaci. Asili estivi, parte raccolta firme per le famiglie escluse. All'impianto Facchini sarà realizzato il centro federale basket. Conterranea porta alla scoperta delle terre dell'olio DOP. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV, ben ritrovati al primo appuntamento settimanale con l'informazione serale di Rossini News, notiziario di lunedì 23 di maggio che apriamo con la cronaca e con il preoccupante, con la preoccupante spedizione punitiva di ragazzi che hanno picchiato selvaggiamente altri coetanei all'esterno del campus scolastico lo scorso sabato. A quanto si apprende, ora gli aggressori sono già stati riconosciuti. Ci sarebbe un debito di droga, probabilmente di appena un centinaio di euro, alla base del brutale e inquietante pestaggio avvenuto lo scorso sabato all'esterno del campus scolastico di Pesaro. Ad essere aggrediti e picchiati un 16enne studente dell'Ipsia Benelli e un 19enne del liceo Marconi. Gli aggressori sarebbero già stati riconosciuti attraverso testimonianze e il supporto delle telecamere di videosorveglianza del liceo. Si tratterebbe di una banda di ragazzini di età compresa fra i 17 e i 20 anni di nazionalità marocchina e nigeriana. Ragazzi già noti alle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire i fatti di una spedizione punitiva che è stata sì un episodio estremo, ma che è anche la cartina tornasole di un problema sicurezza sentito dagli istituti, come ha spiegato Riccardo Rossini, preside del liceo Marconi e presidente dell'associazione Presidi delle Marche, intervistato oggi ai margini dell'iniziativa con cui le scuole pesaresi hanno commemorato il trentennale della strage di Capaci. Innanzitutto bisogna dire che le cose sono avvenute tutte fuori, perché è stato erroneamente scritto che il ragazzo è stato picchiato, il ragazzo dello studente del Benelli all'interno della scuola, all'interno della classe, sarebbe stato veramente ancora più grave. Tutto è avvenuto fuori, purtroppo sta avvenendo ed è qualcosa di veramente così violento che io non avevo mai visto prima. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo intensificare la sorveglianza, le forze dell'ordine, noi stessi, fare in modo anche che tutte le videosorveglianze che ci sono in zona funzionino. E non mi risulta che sia così perché alcune non sono state nemmeno attivate, ci sono ma non sono attive. Quindi dobbiamo tutti quanti fare uno sforzo affinché quel luogo, che è un luogo di formazione, sia un luogo anche di sicurezza. Vi mostriamo ora questo post rimbalzato ieri su Facebook in merito alla vicenda del 15enne Gabriele Mariani scomparso dalla sua casa di Cattolica, dove aveva lasciato un poco rassicurante biglietto con scritto «Tornerò il 12 giugno alle ore 6». La famiglia ha reso virale l'identikit e ha esternato la preoccupazione per la ricerca del figlio dileguatosi senza soldi, telefono o documenti. La polizia ha però ritrovato Gabriele all'una di questa notte alla stazione di Pesaro. Respiro di sollievo da parte della famiglia che ha archiviato la vicenda come un atto estremo di età adolescenziale. E ve l'abbiamo anticipato nel servizio di poco fa, oggi 23 maggio ricorre il trentennale della strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrato Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Le scuole di Pesaro oggi hanno tributato una commemorazione speciale a questa ricorrenza che ha segnato davvero la storia d'Italia. 23 maggio 1992, 23 maggio 2022, oggi sono passati esattamente 30 anni dalla strage di Capaci, dal tragico omicidio di mafia che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta, gli agenti di polizia coinvolti in questo tragico delitto. Oggi Pesaro ricorda questo momento, lo fa commemorando qui in Piazzale Carducci davanti al Tribunale di
Pesaro questa data, questa giornata della legalità, alla presenza di istituzioni, di Associazione Nazionale Magistrati e soprattutto delle scuole superiori della provincia, che hanno raggiunto questo luogo muovendosi in corteo, chi dal centro storico, chi dai rispettivi istituti, proprio per ricordare questo episodio. 30 anni fa nessuno di loro era nato, ma la memoria di questo evento deve rimanere forte e indelebile. 30 anni sono tanti, sono passati. Falcone e Borsellino hanno lasciato un'eredità inestimabile, hanno lasciato una cultura della legalità, e un esempio, un solco nel quale tutti, a cominciare dai giovani ma anche da noi, dobbiamo muoverci. I successi che si sono avuti dopo il loro martirio, perché il loro è stato un martirio, io l'ho sempre definito dare la vita per un ideale, è sempre un atto estremo, ma che associo ai martiri. C'è ancora un po' da fare, per la verità, c'è ancora un po' da fare, ma il grosso è stato fatto, è stato portato avanti grazie alle loro iniziative. Come molti ricorderanno, i capitali dei sodalizi criminali sono stati, non dico azzerati, ma abbastanza dimezzati con una serie di provvedimenti che nascono dalle loro iniziative e dal loro intuito. Mi riferisco soprattutto ai beni confiscati, no? I beni confiscati alla mafia, con la bellissima destinazione a scopi sociali. Falcone e Borsellino sono e rimarranno dei modelli di legalità e di giustizia. Manifestazioni come oggi ci ricordano e sono delle testimonianze proprio attive, presenti, di quanto la loro memoria e il loro ricordo sia presente sia per noi, seconde generazioni, ma anche per le nuove generazioni che oggi animano la piazza. È davvero un orgoglio vedere quanto le scuole siano ancora portatrici di valori sani, di cittadinanza, di legalità, che mai come in questo periodo sono fondamentali per il futuro. È un momento della memoria, un momento altamente formativo dal nostro punto di vista della scuola. Lavorare sulla legalità è stato sempre il nostro imperativo, oggi è un emblema chiaramente. Stiamo ricordando 30 anni di un episodio triste per il nostro paese. Stiamo qui non contro la mafia, ma contro la mafiosità, che è la cosa più importante che capiscono i ragazzi. È la mafiosità che è il substrato sul quale poi si intercettano la non legalità, le mafie. Una mattinata all'insegna del ricordo, degli applausi, delle testimonianze storiche, delle letture, delle canzoni e anche delle installazioni artistiche, quelle realizzate per l'occasione dal liceo artistico Mengaroni di Pesaro. È importante la memoria che viene tramandata dai più giovani in questo caso, e anche questo simbolo che si va a presentare oggi davanti al Palazzo di Giustizia con queste due porte che hanno un forte valore simbolico. Nella porta bassa e larga, diciamo, dove apparentemente è più facile passare, mentre contrapposta a una più alta, stretta, dove però invece non bisogna chinarsi per andare dall'altra parte, ma invece la bisogna attraversare con la schiena dritta e la testa alta, che è appunto la prima condizione per i comportamenti civici che poi sono alla base del contrasto reale alla criminalità mafiosa e ai suoi interessi economici, perché poi alla fine di questo parliamo. Il senso della legalità deve nascere dal rispetto, rispetto per noi stessi, e quando noi siamo in grado di rispettare noi stessi ci rivolgiamo all'altro con occhio attento, con occhio empatico. E avere questi ragazzi tutti insieme che condividono il valore della giustizia, il senso della libertà e che cosa significa vivere in un paese pulito è un elemento, un valore fondamentale. E quindi su questo lavoreremo, e l'educazione civica, e questo è un tassello importante per i nostri percorsi di educazione civica. Bellissima giornata e speriamo che sia straordinaria per le menti e i cuori dei nostri studenti e delle nostre studentesse. E dalle scuole superiori facciamo un salto anagrafico all'indietro fino agli asili nido, dove fanno discutere le tante esclusioni dalle graduatorie per i servizi estivi che ora mobilitano le famiglie in una raccolta firme. Lo scorso weekend la pubblicazione delle graduatorie per i centri estivi ha fatto sobbalzare dalla sedia un centinaio di famiglie pesaresi. Tante quelle che si sono viste escluse, o per meglio dire incastrate in liste d'attesa con poche speranze, per quel che riguarda l'accesso al servizio nido ed infanzia prolungato sul mese di luglio.
Il Comune di Pesaro da una parte ha evidenziato come si siano investiti 100.000 euro sull'apertura estiva di nidi ed asili, ma lo stanziamento pare ben lontano dal coprire la reale necessità delle famiglie. A tal proposito, da oggi è partita una raccolta firme per amplificare il riflettore del disagio verso l'amministrazione comunale. Promotrice della petizione, Veronica Gasparri, presidente del Nido d'Infanzia Girotondo di Vismara. La raccolta firme nasce perché appunto ci sono stati molti bambini esclusi, quasi siamo arrivati al 50%, e non parlo personalmente perché appunto mio figlio è rientrato nelle graduatorie, però mi faccio promotrice per tutte le famiglie che raccolgono questo disagio estivo, mamme e papà lavoratori che si trovano a rimanere scoperti parzialmente o appunto per l'intera giornata lavorativa. Quindi la raccolta firme nasce come richiesta, non tanto come protesta, come richiesta al Comune per un impegno maggiore, non so se per quest'anno un'apertura di una nuova struttura, ma se non fosse così un qualche servizio che possa andare a coprire il disagio che è stato creato con questa mancanza di apertura di centri estivi. Il Comune dunque si trova impegnato in questi giorni a cercare una scappatoia da una situazione che ha visto da un lato aumentare la richiesta delle famiglie e al contrario registrare una contrazione delle risorse spendibili. Probabilmente l'anno scorso con il Covid, con la situazione che ne ha comportato, le richieste sono state nettamente inferiori. Quest'anno ovviamente la situazione è un po' più rilassata, se così si può dire, ovviamente un genitore ne approfitta, un servizio comunale che comunque abbiamo diritto che sia di averlo e di usufruirne. E da oggi la raccolta firme verrà ramificata in ogni nido comunale. Io come presidente ho diffuso appunto un modulo tra tutti i presidenti degli altri asili nido e basta semplicemente compilarlo con nome e cognome, il numero di documento e una firma per adesione. È ufficiale, la Federazione Italiana Pallacanestro ha scelto Pesaro e l'impianto Facchini di Via Togliatti per realizzare il Centro Federale di Basket Regionale. Lo ha annunciato oggi il sindaco Matteo Ricci attraverso i propri canali social. È ufficiale, la Federazione Italiana Basket ha scelto Pesaro per realizzare il Centro Federale del Basket con le risorse del PNRR. 4 milioni di investimento, un nuovo bando che arriva nella nostra città. L'unica città che poteva scegliere la federazione del basket, perché ogni federazione può scegliere soltanto un investimento, quindi grazie mille al presidente Petrucci in particolar modo per la fiducia che ha dato alla nostra città. Con questi 4 milioni verrà finita la piscina di Via Togliatti e intorno alla piscina nascerà una vera e propria cittadella del basket. Quindi palestra all'interno, bar, ristorante, museo di Casa Vuelle e poi esternamente due campi. Uno sempre coperto, quindi in struttura, e l'altro invece copribile nel periodo invernale di basket per gli allenamenti, ovviamente della VL, ma anche di tante squadre che verranno a Pesaro ad allenarci. E poi il centro medico e anche la riqualificazione di alcune zone del campo scuola, perché diventerà un centro fondamentale anche per le preparazioni atletiche. Tre serate all'insegna del gusto della musica e della cultura. Conterranea è il nome dell'iniziativa che unisce i comuni di Colli al Metauro, Cartoceto e Monbaroccio in un vero e proprio viaggio nelle terre dell'olio d'op, un viaggio che è stato presentato ieri al Pincio di Fano. Un dinner tour all'insegna del buon cibo, ma anche dell'arte, della storia, della scienza e persino della spiritualità. In altre parole, tre serate in altrettante location d'autore nelle terre dell'olio d'op Cartoceto, nate all'interno di un nuovo format che prende il nome di Conterranea e che unisce enogastronomia, musica live e racconto del territorio attraverso le performance dell'attore Filippo Paolasini. Tutto questo grazie alla stretta collaborazione tra i comuni di Cartoceto, Colli al Metauro e Monbaroccio, oltre alle rispettive Proloco, ma anche di Fano, che domenica mattina ha ospitato l'evento di presentazione nei giardini del Pincio. Iniziativa che si svolge attraverso tre serate
che rappresentano un po' tre momenti tre momenti gourmet con le nostre principali eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche. Ciascuna serata vedrà anche uno spettacolo musicale, un intrattenimento musicale che è stato ideato, concepito e strutturato ad hoc per la serata, perché anche questo deve evocare un po' quelle che sono le peculiarità e le eccellenze territoriali e quindi anche legate agli itinerari turistici di questi territori. Quindi tre serate che mettano in mostra particolarmente quelle che sono le eccellenze a tutto tondo, anche con finalità turistiche, come dicevo poco fa, dei tre territori. Conterranea, che vede anche il patrocinio del Consiglio regionale, comincerà sabato 11 giugno nella villa storica del Museo del Balì a Coglia Metauro. Villa del XVI secolo, quindi del 1500, che già da allora il Vescovo Negusanti aveva trasformato in osservatorio astronomico. Si realizzerà questa serata all'insegna della valorizzazione dei prodotti enogastronomici, che è la valenza, il fil rouge di tutta questa nuova iniziativa di Conterranea, cercando di sviluppare quelli che sono gli aspetti, così come si fa nel museo anche attraverso questa serata, gli aspetti sensoriali, quindi portare a conoscenza delle nostre eccellenze, delle nostre tipicità, dei nostri territori attraverso la possibilità di gustare, vivere gli odori, vivere i sapori, vivere anche la musicità che ci sarà all'interno di questa serata. Si proseguirà poi sabato 2 luglio a Monbaroccio presso il Palazzo Guidobaldo del Monte. E noi proponiamo la storia di Guidobaldo del Monte, il nostro scienziato, filosofo, nonché mecenate di Galileo Galilei, quindi colui che ha fatto la differenza per il territorio. Questo connubio fra la parte turistica, fra la parte enogastronomica e la nostra cultura del territorio è una valorizzazione che forse è insita solo quello che può essere il nostro territorio della Reale, quello dei comuni che rappresentano questa realtà. Infine l'ultima tappa, sabato 9 luglio a Cartoceto in piazza Marconi. Cartoceto è capofila, come ormai noto, della Reale, della DOP. Da diversi anni abbiamo voluto elevare la storica mostra mercato dell'olio dell'oliva a festival, così è stato fatto dal 2014 in poi, ma adesso l'obiettivo era quello di esportare ulteriormente fuori dalla cinta muraria, per così dire, di Cartoceto, questa nostra eccellenza che condividiamo appunto assieme ai territori di Fano, di Monbaroccio e di Colli al Metauro. Questa iniziativa conterranea, che riporta sia il concetto della contemporaneità ma al tempo stesso anche di questo forte legame comune con la terra e con l'agricoltura, questo è proprio l'obiettivo dell'iniziativa. La DOP Cartoceto è il filo conduttore dal punto di vista enogastronomico di queste serate. E i comuni della Reale, della DOP Cartoceto, proprio partecipano a queste serate, e in questo per noi è motivo di orgoglio, perché far partecipare e mettere assieme tutte e quattro le amministrazioni comunali della Reale, della DOP Cartoceto, e collaborare per la promozione del territorio, per noi è un sintomo di una crescita del territorio molto molto importante anche dal punto di vista politico e amministrativo. E dall'olio passiamo al vino, il vino che incontra la musica nel Festival De Canto, nuova kermesse che unisce i concerti dell'Orchestra Sinfonica Rossini alle location di splendide aziende vitivinicole della nostra regione. Un festival che ha visto le nostre telecamere presenti sabato sera al primo concerto d'apertura tenutosi presso l'azienda pesarese dell'Eiva. Il progetto è nato da un'idea, insomma, dello staff dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Volevamo dare risalto e promuovere le aziende vinicole e le eccellenze vinicole del territorio. Il nostro modo migliore, quello che ci viene meglio, insomma, è attraverso la musica. Allora ci è venuta l'idea di creare una rassegna di concerti che unisse in un fil rouge tutte queste aziende eccezionali, devo dire, perché io la maggior parte non le conoscevo, sono state una piacevolissima sorpresa per me. E quindi abbiamo creato quest'unione attraverso questa rassegna di, ormai sono 18 concerti, diciamo 17 perché uno è in collaborazione con Cali City, che è dell'APA Hotel, il Comune di Pesaro.
Quindi diciamo l'idea è stata questa e poi si è allargata, abbiamo avuto un'adesione molto grande fino ad arrivare a 18 concerti. Ringraziamo naturalmente il Ministero della Cultura che ci sostiene ormai dal 2005, naturalmente la Regione Marche, l'Assessorato alla Cultura con la Latini, insomma, che ci sostiene nei nostri progetti, e la provincia di Pesaro Urbino, Comune di Pesaro in modo particolare, oggi siamo nell'azienda agricola De Leiva sul San Bartolo, lui Davide Leva il titolare, e, Comune di Fano per quel che riguarda l'attività a Fano e il Comune di Terre Roveresche per quel che riguarda la zona della cantina Fiorini ed altre. È un bellissimo evento che è partito quasi per scherzo davanti a un bicchiere di vino insieme al collega Bruno Maron e cercavamo di capire appunto cosa organizzare, cosa creare, cosa fare, e da lì, dopo diversi mesi di bicchierini di vino e parole e ragionamenti, è nato un bellissimo progetto sul pesarese, e dove abbiamo anche ragionato sul poter di inserire anche altre tipologie di aziende, e da lì è nata una campagna praticamente per il periodo estivo e appunto per quest'anno, con tantissime altre aziende che partecipano in concomitanza con appunto l'Orchestra Rossini e fanno degustazioni e assaggi di vini. Questa sera è la prima serata dell'evento e siamo all'interno del Parco del Monte San Bartolo, azienda agricola dell'Eiva, e è un evento molto bello che serve per noi come azienda per dare il via all'inaugurazione al periodo primaverile estivo che si terrà appunto quest'estate e per tutte le varie degustazioni che si terranno dal mercoledì alla domenica. Io vorrei fare un piccolo lancio perché naturalmente questa è andata benissimo, però insomma vorrei che andassero bene anche le altre, mi farebbe molto piacere. E il 28 maggio siamo all'azienda vinicola Aniballi, sempre con lo stesso impianto, quindi alle ore 19 degustazione in armonia, in tranquillità con la natura, e poi verso le 8:30 così il concerto. Le immagini che vi mostriamo ora e le liriche lette da Eleonora Rubecchi Mensitieri si riferiscono alla presentazione di Amare d'amore, ultima opera dedicata alla poesia realizzata dalla scrittrice e poeta pesarese d'adozione Wanda Tramezzo. Alloggiato del Genga di Palazzo Ducale di Pesaro, infatti, è andato in scena un dialogo fra l'ex assessore Giuliana Ceccarelli e l'autrice già protagonista del premio letterario internazionale La donna si racconta. L'aria salmastra mi ha confusa e ho perso il profumo degli aromi antichi sparsi nelle vie del paese mio. Tu non hai le mie radici, ma io ti ho donato rami. Tu non hai le vie in base della mia infanzia, ma io ho amato anche le tue, intrise di note e suoni melodiosi, di rombi di motori e palloni da gestire. E domenica mattina le nostre telecamere si sono accese sul Parco del San Bartolo per la Giornata Internazionale della Biodiversità attraverso Medici per l'Ambiente Pesaro Urbino, che hanno unito diverse persone e associazioni del territorio in una passeggiata naturalistica che vi illustriamo attraverso queste interviste. Festeggiamo e celebreremo tutti insieme agli ordini professionali che hanno aderito, le associazioni, le istituzioni, la Giornata Internazionale della Biodiversità. Una giornata promossa dai Medici per l'Ambiente, medici volontari per il volontariato, per dire difendiamo la natura, l'ambiente, perché attraverso la prevenzione e la tutela del nostro territorio possiamo anche curare la nostra salute e salvare ogni essere vivente. Abbiamo optato per questo sentiero che è un misto tra strada normale e sentieri perché è quello che raccoglie meglio l'identità del San Bartolo, cioè identità culturale, perché visiteremo due borghi, partiamo da Fiorenzuola di Focara che è uno dei castelli che sono nel Parco del San Bartolo, passeremo per l'altro castello, Castel di Mezzo,
e quindi toccheremo le parti culturali, poi ci porteremo sul cosiddetto tetto del mondo, che penso sia uno dei punti più panoramici di tutto il parco, e avremo la possibilità di vedere in questo periodo la fioritura delle ginestre. Vedremo il mare, il nostro mare Adriatico, fino a scendere al porto della Vallugola, che anche questo è un insediamento antichissimo, si parla del primo secolo avanti Cristo, era un porto romano che collegava praticamente appunto il mare Adriatico con la Flaminia, che è l'odierna statale 16. È la giornata della biodiversità, però la geodiversità è madre della biodiversità, ovvero sia si vuole fare capire che l'importante è capire anche e porsi l'obiettivo della conoscenza di che cosa c'è sotto i nostri piedi, perché sotto i nostri piedi c'è il terreno, la terra, madre terra. Oggi è anche, rientra nella settimana della Laudato Si, dove il tema proprio è la cura della casa comune. Siamo qui per migliorare le conoscenze, prendere coscienza e portare avanti appunto il discorso di formazione e divulgazione su un territorio splendido in cui geodiversità e biodiversità sono gli elementi che catturano, perché hanno determinato la variabilità del paesaggio, dell'ambiente, di un posto di eccezionale splendore e valore che abbiamo il dovere di conservare per tramandarlo e lasciarlo anche ai nostri figli. Il messaggio immediato è la conservazione dell'ambiente, il ripristino della natura e la salvaguardia quindi della biodiversità sono strettamente collegati con i servizi ecosistemici della produzione del cibo e della salute umana, collegati quindi anche ai cambiamenti climatici. Il messaggio immediato è quello che ormai la produzione di cibo, sfruttando appunto il sistema diciamo natura, è completamente distorto, è diventato completamente insostenibile, quindi si passa da una sovrapproduzione di cibo con uno scarto del rifiuto più del 50% a miliardi di persone che ancora non riescono a cibarsi con soddisfazione. Il messaggio di questa giornata è quello di cambiare, diciamo, in un sistema virtuoso la produzione di cibo e quindi salvaguardare anche la salute umana in una misura totalmente diversa, sostenibile e variabile. Questo ci potrà portare anche a una resistenza alle malattie e soprattutto ai processi dei cambiamenti climatici che interessano gli ecosistemi naturali. Quindi questa è una giornata di forte sensibilizzazione legata all'ambiente, alla salute e alla produzione di cibo. La nostra associazione si occupa di bambini inguaribili e diciamo, ultimamente abbiamo ottenuto di creare l'hospice pediatrico a Fano e ci occupiamo di questa manifestazione. Quando l'amico Simone mi ha chiamato abbiamo immediatamente aderito, perché sappiamo quanto la tutela dell'ambiente sia importante per le malattie, perché oggi gran parte delle malattie, che purtroppo sono in terribile aumento, parliamo di un 40% all'anno, spesso derivano dall'inquinamento dell'ambiente, ambiente acustico, polveri sottili e quant'altro, e quindi tutelare l'ambiente significa prevenire, dare perlomeno, diminuire questo terribile aumento di malattie genetiche che scompongono le famiglie, perché quando in casa sta male un bambino la famiglia va in tilt, anche perché nell'Italia centrale non c'è niente per loro. Il punto più vicino per queste cure palliative è Padova, oppure Genova, oppure Milano. E concludiamo il nostro TG andando ad approfondire una realtà aziendale del nostro territorio che si amplia, come RG Infissi, che nel weekend ha inaugurato un nuovo spazio espositivo nella centralissima Via De Gasperi di Pesaro. Un nuovo spazio, una nuova inaugurazione che Rossini TV vi mostrerà mercoledì alle 21:20 in uno speciale dedicato. Intanto ascoltiamo le interviste realizzate in questa occasione da Roberta Esperide alla famiglia Ricci, titolare di questa azienda. RG Infissi prima di tutto si occupa di finestre. Finestre, tutto quello che è l'esterno della casa, quindi dalle finestre alle persiane, alle zanzariere, ai portoncini, alle pensiline, alle vetrine come abbiamo qui, l'abbiamo montata adesso, una nuova vetrina tutta a cristallo, che è tutto quello che fa parte della parte esterna, quindi finestre e tutto il resto. Oggi 21 maggio inauguriamo questo punto di esposizione
che diciamo, lo apriamo per tutti coloro che magari avevano più difficoltà ad arrivare in via degli abeti, sia per l'automobile che chi poteva, chi non poteva, e quindi abbiamo aperto questo piccolo punto di esposizione dove cerchiamo di far vedere e di far toccare con mano il prodotto, visto che ultimamente è sempre, diciamo, è migliore fare toccare proprio il prodotto anche a chiunque debba comunque acquistarlo, e lo apriremo a giorni alterni perché comunque il nostro polo, diciamo, principale è sempre in via degli abeti, dove lì logicamente abbiamo più prodotti, più materiali. Da martedì abbiamo messo qui degli orari, facciamo degli orari alternati e ci trovate qui. Entrando un po' nel vivo della produzione, vorrei sapere se magari ci sono delle offerte o delle agevolazioni al momento per la clientela. Ecco, da un po' di anni c'è il 110 e il 50, è sconti in fattura praticamente. E quello per noi, il lavoro è stato raddoppiato, perché non avendo questa possibilità di avere il 50%, la gente, no, è un po' più restia, no? A fare i lavori, mentre invece uno, quando lo Stato ti dà l'opportunità di avere un 50% oppure il 110% tramite l'impresa, quindi per una famiglia è l'ideale, insomma, che se il lavoro per quel motivo lì è raddoppiato. E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata, che alle 21:20 sarà dedicato alla 19ª edizione del concorso Bacco e Minerva presso l'Istituto Agrario Cecchi, una 19ª edizione incentrata su, appunto, i legami tra questa scuola e le realtà agricole e vitivinicole del territorio. Poi naturalmente vi ricordiamo lo spazio con l'informazione del mattino, quella di Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa che dal lunedì al sabato vi trasmettiamo sempre in diretta a partire dalle 7:20, nel caso specifico di domani, martedì 24 maggio, conduttrice della rassegna sarà la nostra Emanuela Rossi. E poi come sempre vi ricordiamo anche l'app di Rossini TV, uno strumento facile e veloce per avere sempre a portata di click del vostro smartphone la possibilità di vedere la nostra programmazione, rivedere le nostre notizie o semplicemente inviare alcune segnalazioni alla nostra redazione. Ed è davvero tutto per questa sera, ora vi lascio le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.